Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va, ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Dobbiamo tornare a parlare di una situazione molto importante. Allora, io vi dico la verità, vi dico proprio la verità delle cose. A partire dalla prossima stagione bisognerà proprio andare a rifare tutta la Juve, no? Perché la Juventus ha deciso di cambiare progetto tecnico, ha deciso di cambiare, insomma, se vogliamo, proprio in generale una marea di cose che secondo me negli ultimi anni non hanno rappresentato la vera Juve. Però c'è una notizia che voglio riportarvi. Voglio parlare, insomma, un po' con voi di questa cosa, in modo tale che ci mettiamo a discutere insieme di questa situazione, e voglio poi esporvi insomma, la mia opinione. Poi giustamente voi siete liberi di dirmi la vostra, nel senso ne parliamo insieme in questo caso, in questo modo, e si parla ovviamente di varie. Detto questo, tre cose molto semplici: l'iscrizione, il solito like, la solita campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Mi raccomando ragazzi, è davvero molto molto importante, perché vi ricordo che se voi non attivate la solita campanellina delle notifiche non vi arrivano i video. Quindi mi raccomando, non fate questo errore, perché vedo che un sacco di gente dice: ma non li ricevo solo una volta ogni tanto. Raga, dovete attivare la campanellina, perché tanto i contenuti ci sono. Quindi, nel senso, io faccio uscire sempre dei contenuti freschi, quindi sono sempre qui. So come i panini freschi, so come i panettieri qui. Si sfornano le pagnotte e noi sforniamo i video. Allora, dobbiamo tornare a parlare. E se vi va, seguitemi sui social. Allora, dobbiamo tornare a parlare un pochino di situazioni molto molto particolari. Perché è chiaro che Allegri ormai, raga, salvo ribaltoni dell'ultimo minuto, è fuori dalla Juventus. Cioè, salvo clamorose novità che potrebbero arrivare, io ci metto sempre il se, metto sempre il periodo ipotetico, perché lo sapete che alcune volte le situazioni cambiano in qualche ora. Tranne clamorosi ribaltoni, Allegri comunque lascia la Juventus. Quindi Allegri è già fuori dalla Juventus, cioè è già fuori dal progetto tecnico. La Juventus inizia una nuova era, spero decente, nel senso una era vincente, e lo fa prendendo probabilmente un nuovo allenatore, e questo è chiaro. Però la società attualmente vive un periodo di grande, diciamo, c'è un momento all'interno della società di incertezza, no? Perché non si sa se questo progetto sarà vincente oppure no. Cioè, quando noi abbiamo chiamato Giuntoli qui alla Juventus, intanto qui gesticolo con la cover del collo, quando abbiamo chiamato Giuntoli alla Juventus, noi abbiamo chiamato Giuntoli alla Juventus perché da questo punto di vista lui era colui che avrebbe dovuto portarci di nuovo a vincere. Cioè, noi perché abbiamo preso Giuntoli? Perché abbiamo assunto questo signore? Perché giustamente avevamo bisogno di qualcuno che sapesse gestire la squadra, e non avevamo nessuno. Cioè, avevamo gente che, con tutto il rispetto, non era all'altezza, secondo me, di fare il dirigente all'interno della Juve. Quindi abbiamo chiamato quest'uomo, abbiamo detto: guarda, noi vogliamo ritornare a vincere, vogliamo ritornare, insomma, a determinati, vogliamo essere vincenti, vogliamo essere Juventus, eccetera, eccetera. E lui ha accettato questo. Nel senso, ha accettato questo, anche comprendendo che effettivamente ci sarebbero stati dei problemi economici, perché normale che quando noi abbiamo chiamato Giuntoli, non è che gli abbiamo detto: Giuntoli, vai, vieni qua che c'è sta il budget del City, ci stanno 800 milioni. Non c'era niente, c'era una situazione economica che comunque deve essere risolta ancora, e ci sono delle risorse che tu devi valorizzare. Quello è. Ora, se il progetto tecnico della squadra, se diciamo, la nuova stagione della Juventus non dovesse essere diversa da questa, le situazioni potrebbero essere pericolose. Perché io sto notando una sorta di diciamo, di scontro per quanto riguarda giustamente l'ambiente Juve. Cioè, all'interno dell'ambiente Juve non si è più sereni ormai dal 2019. Cioè, è dal 2019 che non vedo serenità nell'ambiente Juve. Si mandò via Allegri, che aveva vinto 11 trofei in 5 anni e fatto due finali di Champions, perché si voleva inseguire l'ossessione del bel gioco. Si voleva vincere e stravincere. Si credeva di poterlo fare con Sarri. Non siamo riusciti a farlo con Sarri, perché hai vinto uno scudetto che non so manco io come l'hai vinto, praticamente, a più uno sull'Inter, e hai ottenuto risultati europei di livello inferiore. Hai provato a cambiare tutto, cercando di
dare la panchina ad un allenatore giovane o comunque rivoluzionario, alla fine del discorso, sì, Pirlo ha vinto due trofei, Coppa Italia e Supercoppa, ma fondamentalmente parlando li ha vinti perché c'era Ronaldo in squadra, perché se li dovevamo vincere per il gioco, a campagato, dire, giocavamo peggio di quando stavamo con Allegri. E alla fine del discorso è dovuto richiamare Allegri, con la differenza che anziché dargli una squadra adatta a quello che era ovviamente il tuo piano tecnico, gli hai dato una squadra che comunque, tranne per il primo anno, dove comunque c'erano problemi vari, gli hai dato una squadra che purtroppo, secondo me, non è all'altezza di vincere lo scudetto. Quindi tu sono anni che sbagli scelte, capito qual è il discorso? Cioè sono anni che tu vai ad errare le valutazioni che tu fai. Spero che Giuntoli cambi questa cosa. Cioè spero che questa dirigenza vada a cambiare questa cosa, perché dal momento in cui giustamente non la cambierà questa cosa, vedremo ancora la Juventus perdere tempo appresso a situazioni che non hanno senso. Cioè, ragazzi, il discorso, sapete qual è? Il discorso è molto semplice. Il discorso è, se tu hai delle idee chiare per quello che è il futuro della Juve, le devi dire ora. Cioè, io penso che la società adesso debba cominciare ad esternarle, perché siamo ad un punto in cui, cioè, secondo me, vita. Cioè, secondo me, ragazzi, devi cominciare ad esternare le tue volontà, perché arrivare fino a fine stagione trascinandosi, senza vedere un'idea, senza vedere un accostamento, senza vedere una, non lo so, una novità all'interno comunque di quello che è il progetto e di quello che comunque è il campo. Cioè, io faccio fatica, io non vorrei che quest'anno si facesse un'altra volta il discorso, ma tanto chi arriva arriva, tanto a me basta arrivare in Champions League. Perché se per te l'importante è arrivare in Champions League e non vuoi fare mercato, tanto vale. Voglio dire, non muovere niente. Allora aspetta che c'hai i soldi, il mercato lo fa importante e cambi tutto quello che devi cambiare. Cioè, non mi portare due persone nuove nel mercato e le spacci per top player, perché io voglio vedere un mercato decente quest'anno. Io da tifoso juventino pretendo un mercato decente, perché noi siamo qua e stiamo aspettando solo anni di tornare ai nostri livelli. Adesso a me non interessa niente di tutto quello che la gente sta sostenendo per quanto riguarda, no, ma perché Elkan ha dovuto, perché i dirigenti nuovi hanno dovuto riparare, non hanno dovuto riparare niente. C'è un aumento di capitale, c'è un inserimento di liquidità che tu devi gestire. C'è un pareggio da raggiungere, c'è un bilancio da sistemare. Sono cose che tutte le società di calcio fanno. Nel frattempo, assicurati di garantire una squadra decente. Cioè, o vogliamo nasconderci dietro un dito, perché tanto negli ultimi 2 anni la squadra è stata orribile. Certamente non è stata orribile solo per colpa di uno, due, tre, ma è stata orribile in generale per l'allenatore, per la squadra, per la dirigenza. È inutile che ci nascondiamo dietro un dito, la colpa è di tutti. Quindi, cioè, io non dico di vincere, l'obiettivo deve essere quello di vincere subito. Dal momento in cui tu vai a cambiare progetto tecnico, vai a cambiare squadra, vai a cambiare giocatori, vai a cambiare allenatore, vai a cambiare tutto, l'obiettivo deve essere quello di vincere subito. Non ti puoi nascondere dietro un dito. Poi dipende pure dal mercato che farai, giustamente. Perché se tu prendi un nuovo allenatore ma non li compri nessuno, cioè, io ti dico che devi vincere. Questa squadra qui non può vincere manco un altro allenatore. Però se io vedo che tu prendi un allenatore nuovo e li compri 6-7 giocatori, allora capisco che tu vuoi ambire alla vittoria. O credi di arrivare a quarto pure l'anno prossimo? Credi di arrivare a terzo pure l'anno prossimo? Se devo arrivare a terzo e quarto, sto bene così. Non ho bisogno di fare casino e di cambiare allenatore o di cambiare giocatori, risparmio i soldi per quanto poi, per quanto scusate, per il periodo di tempo in cui io comunque entrerò con denaro e continuo in questo modo. Cioè, io sono il ragionamento è di una semplicità impressionante. O cambi allenatore e gli fai mercato, o tieni questo e lo puoi trattare come un burattino perché tanto Allegri non protesterà mai, nonostante sbagli, perché io se fossi stato in Allegri avrei protestato. Cioè, se io fossi stato l'allenatore della Juve in questo momento qua, in cui non hai comprato nessuno, io avrei protestato. Avrei protestato e avrei fatto scoppiare uno scandalo, punto. Perché purtroppo le situazioni non sono adeguate per quelli che sono gli obiettivi. Punto. Poi ce la vogliamo raccontare fin quando volete. Se voi vedete fenomeni alla Juve che io non vedo, va bene, cioè la vostra opinione. Io vedo 6-7 giocatori da Juve in tutta la rosa. Per il resto non vedo niente. Se vuoi vincere e devi vincere, perché questa è una squadra in cui si vince e basta, non voglio sentire chiacchiere e non voglio sentire giustificazioni. Se devi vincere, devi comprare giocatori di livello. Se non li vuoi comprare, allora per me è inutile cambiare tutto. Tutto qua. Cambia allenatore, gli devi comprare giocatori al nuovo. Se tu prendi un allenatore nuovo, non t'azzardare a lasciarlo da solo, eh?
Non t'azzardare a prendere l'allenatore nuovo e a lasciarlo da solo, lì in attesa. Dice, sì, ma tanto questo, un paio d'anni lo teniamo così, giusto per far sta zitti i tifosi, così, e invece non compriamo nessuno. No, devi comprare. Cioè, vedete come vuoi fare. Ecco, te lo dico sinceramente, perché io i bilanci sotto mano non ce li ho adesso. Vedete come vuoi fare. Devi comprare i giocatori. Questo è quello. Voglio comportarmi anch'io in questo modo qua, perché ho notato che paga questo modo qui. Fatemi sapere un pochino nei commenti.